andiamo a vedere anche quelle che sono le formazioni con la Triestina che comincia adesso con Tarelli tra i pali, facendo il grafico sul punto della bandierina. Subito Triestina, dunque offensiva, c'è il colpo di testa e subito il pallone in rete. La Triestina è già in vantaggio, incredibile inizio di partita con lo stacco vincente di Gomez. Gomez dunque è sbucato i gol in campionato dopo quello realizzato in casa del Cesena e quello realizzato al Modena. Arriva dunque il gol del vantaggio, ancora una volta Rizzo sorpreso su queste palle inattive. Andiamo, allungati! Petrella controlla Montrani, poi una gran conclusione del 2-0 della Triestina in casa dell'Arezzo con il gol di Rizzo. 2-0 al quinto minuto con Petrella che sta risultando questa conclusione tenuto dalla palla di Tinteri, era lui uscito dalla zona centrale dell'attacco. Ha fatto questo momento al centrarsi, poi è arrivato Rizzo, Cerci, potrò passare, poi un gran tiro dalla distanza! Vediamo se c'è stato Rizzo. Torna per Capisarda, cross basso, Litteri aggancia il pallone, spalla alla porta, poi la conclusione fuori dal campo. Capisarda rischia tantissimo, la palla Pesenti col destro! Paga il destro, una gran fiondata, vola, senza problemi. Bravo, Mazzoni. Trova fuori. Butolo, profondissimo, e diventa un tiro. Una furia e adesso deve essere il suo peso di ritorna e partiene la pizza viene ammonito e adesso dopo adesso dovrà pensare Minardo cerca spazio per la grossa che arriva con la mano la rinunciata. Vantaggio potenziale per l'Arezzo, il gol di recuperato il pallone, questo è rigore, una serie di passaggi stretti. Cutolo per la punizione, 33esimo. Secondo palo Freddy e
canzone che è stata il ragazzo il passato campionato, è entrato dalla panchina, questo è incontrato Pisente, segna questo gol. Finisce qua, Alessio rimarca due gol per la seconda gara consecutiva, questa volta però in volta alla Triestina che l'aveva messa sotto.